oggi siamo qui in, diciamo, in sostegno di quella che è, diciamo, l'iniziativa delle farmacie comunali, dove naturalmente l'ente locale ha il compito, la missione di verificare, di ampliare quella che è praticamente la performance, diciamo, e anche quelle che sono, diciamo, le iniziative che le stesse farmacie comunali mettono in campo, nel campo dell'etica, nel campo, diciamo, della solidarietà, nel campo della sicurezza della salute, un diritto costituzionalmente garantito. Cioè non può mancare un ente locale di riferimento dove c'è un ordine perentorio di verificare lo stato della salute dei cittadini, a testimoniare che la partecipazione tra istituzioni dove c'è un processo umano, quello del cittadino, è necessario e utile un dialogo aperto con chi fa presidio sul territorio, in particolar modo quelle delle farmacie comunali. Quotidianamente vedendo poi comuni come il terminale dei dolori, dove un po' ci si rivolge, diciamo, il cittadino in difficoltà, il cittadino indigente, il cittadino che poi alla fine, rispetto a quelle che sono le dinamiche degli ISEE, sono le dinamiche legate ai redditi, non riesce a garantire un sistema della salute adeguato, non riusciamo a volte a dare delle risposte come gli enti locali. Abbiamo alcune volte nel passato avuto grandi difficoltà rispetto al sistema della compartecipazione per alcuni servizi a risposta individuale, a volte per i diversamente abili, a volte per persone con gravi malformazioni, con grandi disagi di salute. È un evento estremamente significativo questo di oggi, per il quale non si poteva assolutamente mancare, perché l'assemblea dell'Astofarm, pur rappresentando io Federfarm, rappresenta l'altra faccia della medaglia del mondo della farmacia sul territorio. Uniti dalla professione, separati dalla burocrazia praticamente, questo in estrema sintesi, ma comunque tutti tesi a migliorare il servizio rimettendo al centro il cittadino.